avvisato un giorno che mi rendo conto che il titolo che c'era scritto in quarantino era un po'. Un po' fuori strada. Non essere sicuro di essere entrato sulla fotografia, però non mi viene neanche dopo. Ok, si riassume le cose da sapere, proprio le basi per cominciare a leggere i giornali sulle notizie sulle nazionali. Allora, scopo della presentazione è parlare un po' di storia e adesso e cos'è lo scopo della fotografia. La funzione principale è l'offuscamento di un dato, praticamente trasformare un messaggio da spedire a una persona, trasformarlo in un testo casuale, che però questo testo casuale attraverso un segreto condiviso ritorna al testo originale. L'obiettivo è che qualcuno intercetti non riesca a leggere il messaggio di un altro. Utilizza la fotografia, algoritmi sono. Possono anche essere per la verifica dell'integrità di un messaggio che qualcuno non l'ha intercettato, non l'ha modificato, senza che nessuno delle due parti se ne renda conto. E poi la firma di messaggio, cioè essere sicuri che della provenienza di chi l'ha mandato, che penso venga il messaggio venga dalla banca e invece viene da noi. Allora, un po' di storia. Ovviamente l'algoritmo più famoso è il sicario di Cesare, è anche il più semplice, praticamente prevede semplicemente lo spostamento dell'alfabeto di tutte le lettere. Lo spostamento è definito da una lettera che si può chiamare del chiave. In questo caso la chiave è la F. Sopra c'è in bianco l'alfabeto normale e quello in bianco che ho scritto, il messaggio che viene trasformato nel testo cifrato. Questo algoritmo che manda al 2000 anni fa, nel tempo si sono scoperti svariati problemi. Uno, per esempio, è l'analisi delle frequenze. Le lettere che più si ripetono in testo con la A, però non sempre per ottenere nello stesso carattere e quindi possono fare degli esami e delle analisi statistiche. Nel corso dei secoli sono stati creati nuovi algoritmi e soprattutto si è capito l'importanza della lunghezza della chiave. Nel corso dei secoli veramente è stato riscoperto più volte, per esempio l'algoritmo di Busnev, che praticamente prevede anziché la selezione di una chiave da un solo carattere, una parola o comunque più caratteri, e ogni carattere viene convertito, viene criptato con una chiave differente, quello che c'è nella chiave stessa. E questa cosa è stata portata poi all'estremo con il sicario di Vietnam, che praticamente la chiave è lunga quanto il messaggio stesso. Questa è la tabella per il riferimento a tutte le spostamenti disponibili dell'alfabeto. È utile per essere per lavorare insomma con i due cifrati di Bisner e Bernard. Un esempio di Bisner è sempre il testo di attaccare all'arma e la chiave è tutta. In questo caso già si vede che la lettera A all'inizio A e A è criptata con due caratteri differenti e questo ha già un discreto vantaggio rispetto a quello di sempre. Semplicemente quello di Bernard viene portato all'estremo, anziché una parola, una singola parola, si usa una chiave di lunghezza pari a quella del messaggio stesso. La pagina di un libro è condivisa? Sì, per esempio sì, sarebbe ancora meglio, infatti se sarà così, grandi pagine di caratteri interamente casuali. Questo usavano per esempio gli stessi studenti che non sapevano che usavano il ciclo di Vernon, avevano queste pagine e quando usavano una pagina, usavano questa stessa.
ovviamente il segretario di Bernam è anche definito il segretario perfetto, è dimostrabile che è l'unico inattaccabile, però ha un po' dei suoi svantaggi. Allora, il vantaggio principale, quello della sua inattaccabilità, è che dato un certo testo cifrato, dallo stesso testo cifrato si può ottenere con una lettera differente un testo originale differente. Praticamente, ok, ho l'attaccante che mi prende il testo cifrato, lui può trovare qualunque chiave, tanto per la seconda sa di differente, non avrà mai la certezza di trovare quello corretto. Ovviamente i vantaggi sono la lunghezza della chiave, pari a quella del saggio stesso. Deve essere fondamentale la non ripetibilità della chiave, non posso usare per i messaggi la stessa chiave, perché con semplici funzioni matematiche si può trovare la differenza, si può anche risalire alla chiave, quindi risalire anche al messaggio originale. E infine un altro proprio vantaggio è, che è anche il suo vantaggio, posso cambiare un singolo carattere, l'attaccante può modificare il testo del messaggio modificando un solo carattere. E quindi qui se il messaggio, se non ha modo di verificare l'integrità del messaggio, rischia di ricevere un messaggio corrotto. Per esempio, io ho scritto ricevuti 1000 euro. Se avessi scritto anziché 1000 in lettere, avessi scritto in un numero, o ancora meglio in cifre binarie, un attaccante, sapendo dove è la posizione, dove si trova, dove iniziano le cifre, potrebbe cambiare il carattere. Letteralmente potrebbe scrivere in binario anziché 1000, 2000, 3000 o 500. Questo è il vantaggio. Cosa si usa adesso nella pratica attuale? Beh, si usano svariati algoritmi che hanno l'obiettivo lo stesso, però il metodo con cui lo raggiungono è differente. Uno dei grandi filoni sono i vari approcci. Praticamente sono da fuori si possono vedere come degli algoritmi di Wiesner, praticamente il messaggio molto lungo, una chiave di determinata lunghezza e trasformo ogni blocco di codice di testo in chiaro, lo cifro con una chiave e poi ripeto sempre la chiave, come l'esempio di prima con la chiave. Poi, cifrare il flusso sono praticamente l'algoritmo di Bernam, praticamente in realtà l'algoritmo in sé genera un flusso di campi dati casuali che vengono mescolati assieme al testo in chiaro. Condivide gli stessi problemi del cifrare perfetto, la non ripetibilità della chiave e il rischio del cambio di un solo carattere. Infine, l'ultima famiglia di algoritmi di crittografia sono gli algoritmi di area simmetrica. Questi algoritmi si possono vedere come dei lucchetti, dei particolari lucchetti, che per essere chiusi hanno bisogno sempre di una chiave. Però, se chiudo con la chiave gialla, per avere il lucchetto devo usare la chiave grigia e viceversa, non come i soliti lucchetti che basta spingere. Servono due chiavi differenti. Questo permette di poter distribuire le chiavi. Io mi tengo una chiave e se qualcuno vuole comunicare con me può utilizzare l'altra chiave. Chiudo il lucchetto con la chiave gialla,
sono sicuro che nessuno, veramente sicuro che nessuno potrà aprire il lucchetto, perché solo io possiedo la chiave di via. Sì, lì infatti non è tanto la chiave, il problema è la fiducia, cioè sapere essere sicuri con cui si sta parlando, è quello il problema. Ok, questi sono gli stati di algoritmi utilizzati in IS, in realtà si chiama Randall, di Serpent, l'S4 è molto famoso per gli algoritmi ciclari e flusso, e poi gli asimmetrici della famiglia RSA e DSA. Ci sono anche gli algoritmi ACDSA, però non è molto usato, anche perché non si hanno molte garanzie sulla sicurezza di questi tempi. Ok, io ho scritto un messaggio al mio amico, al mio collega, a chiunque, però ho un dubbio se effettivamente il messaggio è arrivato integro, se non è stato modificato. Questa funzione, questo scopo è svolto dagli algoritmi di hash di depurazione. Praticamente permettono, dato un messaggio, anche se ha un solo bit di differenza, l'output dell'uscita del algoritmo è completamente differente. Per l'esempio è 10 volte ripetute L mi dà un risultato. Se ho 9 L e un 1, output lo si vede, però con questi algoritmi mi salta subito l'output. È una cosa molto simile per il computer. Ha un'altra funzione, poter comprimere un messaggio di lunghezza arbitraria in un messaggio di lunghezza fissa. Il problema della lunghezza arbitraria di lunghezza fissa è il problema delle collisioni. Praticamente si possono creare dei messaggi che, pur essendo completamente differenti o differenti in certi punti, l'output dell'uscita è identica e quindi non c'è la garanzia che sia usati. Che non sia fatto quello che è stato pubblicato apposta. Alcuni algoritmi sono l'MD5, cioè 1 tra 3, l'MD5 è sempre stato per tutti gli storici, perché è il primo che ha dato una rete di sicurezza, poi con il passare del tempo se ne sono aggiunti altri, e ancora se ne aggiungono ancora altri tanti. Per la mancanza di fiducia, perché gli algoritmi di hash non hanno avuto lo stesso grado di riserva come gli algoritmi di cifratura. La MD5, tra l'altro, è vulnerabile proprio anche per la possibilità di trovare collisioni. Sono già stati fatti attacchi, almeno a livello accademico, però è talmente considerato di più sicuro che per moltissime funzioni che richiedono sicurezza e integrità non viene considerato. Per esempio, le transazioni sicure per le comunicazioni in HTTPS. E infine, la funzione è quella della firma digitale, quello di essere sicuri e di parlare con la persona effettivamente in cui si pensa di parlare. Praticamente, l'assicurazione della comunicazione, di comunicare col pari giusto, è data dalla fiducia che si ha per una terza parte. L'esempio è quello del notaio. Mi fido di qualcuno di voi perché una terza persona che si fida di entrambi mi garantisce per cui che è effettivamente la persona di cui sto parlando, con cui sto comunicando. Questo è più un concetto, perché dopo la messa in pratica effettiva dipende basata sugli altri algoritmi che abbiamo detto, che si è visto in verità, e gli algoritmi asimmetrici. Come l'applicazione più frequente della firma, della verifica, è per certificati SSL, perché ovviamente quando si naviga, no,
sul sito della banca, eccetera, dovrebbe sempre uscire dalla parte di indirizzo HTTPS. Adesso sta per SSL, sicuro. E praticamente lo spiegare del mio computer comunica col server e il server gli dice: guarda, questa è la mia chiave pubblica, ti puoi fidare che è la mia, perché ti do anche questo certificato, questo ente terzo che certifica effettivamente che questa chiave appartiene a me e non a qualcun altro. Io mi fido, accetto il certificato solo se il certificatore è nella mia lista di persone date. Questo. Un'altra funzione è la firma delle email. Il protocollo più comune è il protocollo PGP, praticamente una cosa molto simile alle connessioni che dà di SSL, solo che qui non c'è il link terzo, praticamente si va su. Si comunica col proprio pari, si ha avuto occasione di poter parlare con la persona e si è scambiati la chiave, non l'intera chiave ovviamente, però un pezzo della chiave, quindi è dritto. E questo sistema funziona come con la storia dell'etichetto che se, per aprire e per chiudere servono due chiavi differenti. Invio la chiave, invio il testo strato, scritto con una chiave e l'altro può aprire solo con una chiave. Ora, questo livello teoria, nella pratica la parte matematica è quella che dà più sicurezza. Il problema sono le implementazioni, come viene scritto il codice o come viene effettivamente scritto l'algoritmo. Praticamente là un bug molto famoso del 2006, secondo me, era l'applicazione OpenSSL installata su Debian. Praticamente quando veniva installato un nuovo sistema, il sistema operativo crea delle chiavi private, una copia di chiavi pubbliche e chiavi private, siccome non dicevo prima, le crea l'anno. Per poter creare queste chiavi serve una funzione di entropia di casualità. Suggeriti che i numeri possono essere il numero del processo, la data e l'ora con cui viene eseguito il processo, i tempi di risposta della risca, o il numero di pacchetti transitati attraverso una determinata interfaccia. Era successo che alcuni sviluppatori, uno sviluppatore di Debian, aveva deciso di, senza rendersene conto, di limitare la selezione dei soggetti di entropia a una sola fonte, da peggiore tra l'altro, il numero di processo, il processo. Siccome se è un campo relativamente ristretto, di più di 2000 processi, e siccome la generazione delle chiavi avviene all'inizio del sistema, quando è appena avviato, quindi i processi selezionati sono un numero basso, tipo 120, 130. Le chiavi che venivano create erano bene o male sempre quelle. E quindi si creava praticamente un considerevole punto di sicurezza, perché si sapeva un attaccante, sapendo quale, per uscire a un centinaio di chiavi disponibili, poteva testare il traffico e decryptarlo, perché si sapeva qual erano le chiavi private. Chiaramente questo è un problema di scarsa entropia per la produzione delle chiavi. Infine, un argomento che è venuto molto famoso adesso è la questione del data gate. Praticamente il fatto che l'NSA, l'Agenzia per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, è diventata molto famosa per la sua capacità di poter intercettare comunicazioni e capire
il contenuto delle comunicazioni. In realtà è un po' compatta la questione, non nel senso che non siano molto bravi, nel senso che i loro attacchi non sono sviluppati solo sulla rottura degli algoritmi, ma in tante, in molte altre maniere. Per esempio, una cosa della loro attività diciamo, di ricerca non mi interessa le pubblicazioni, cosa si comunicherà, cosa si comunicherà tra di noi. Una cosa molto importante è con chi si sta comunicando. Perché se io parlo frequentemente con una persona che si sa che va spesso in una cellula terroristica, il dubbio che io sia legato e abbia un progetto con lui diventa molto forte, senza sapere esattamente, senza sapere cosa ci stiamo comunicando. Oppure altri problemi, altre tecniche per indebolire la parte fotografica che parla dell'NSA è stato convincere le aziende americane a introdurre funzioni per creazione di dati casuali, non proprio casuali, un po' fallaci, praticamente che davano una prevedibilità effettivamente della creazione, per esempio, di chiavi crittografiche. Oppure ovviamente un altro grande meccanismo è l'inserimento di vecchio oro o di accessi documentati sui dispositivi di rete, interfacce e altre cose. E effettivamente un'altra cosa è una finta dell'NSA che è stata spingere un ente di normatori, NIST, con fare pubblicità per alcuni algoritmi criptografici indeboliti, selezioni di alcuni parametri che puzzavano insomma di scelta opposta. Ok. Domande? Cosa si può fare? Allora, cosa si può fare? Tante robe. Una delle prime cose è intanto non pensare che la matematica base degli algoritmi di crittografia sia inaffidabile. Quella è anche abbastanza tenuta per il momento anche dai documenti lasciati da Snowden, sono inaffidabile. Il problema sono le implementazioni e gli standard che vengono usati. Una cosa principale che vengono in mente è utilizzare standard aperti. Praticamente l'obbligo di interoperare con altri programmi diversi da un'altra azienda impedisce che vengano aggiunte canali per inserire dati di chiavi segrete, grazie a segreti solo agli utenti del NSA. Per esempio anche la funzione di crittografia di Windows non è fisicamente documentata e quindi non è campato per aria il dubbio che possano esserci dati che anziché essere protetti sono in realtà leggibili da chi ha le attrezzature adatte. Non sono mai la cosa che si dice spesso è che le aziende americane sono obbligate a dare le chiavi crittografiche. Non è proprio così vero. In realtà la legge americana dice ben altro, dice se le aziende vogliono un accesso privilegiato, tu sei obbligato a darlo. E dopo quello dai, dando le chiavi crittografiche, mettendo aperto o altre funzioni nascoste, sono fuori fuori. L'importante è che tu si dai accesso in qualche maniera. Quindi la soluzione da comandare che sì, effettivamente è un po' difficile, però come ho detto prima, l'utilizzo di standard aperti, praticamente se un'azienda promette l'utilizzo, proponiamo questo protocollo di sicurezza per collegare la questione centrale con le sede
remote, è un agente, un proprietario assolutamente sicuro, lì poi il dubbio che ci sia qualche sorpresa è molto forte, piuttosto utilizzare standard aperti come ITSEC o come VPN, questi sono due esempi. Un'altra cosa che si può fare è utilizzare software open source, non perché ci sia qualche forza magica che impedisce che un software aperto ci sia un backdoor o che sia stato scritto male, però c'è meno dubbio, c'è intanto la possibilità di poter andare a verificare le parti più critiche se effettivamente c'è qualcosa che non va. Invece nel software chiuso un cercatore di sicurezza scopre questa vulnerabilità, questo baco, le aziende possono dire effettivamente era un baco, ci dispiace, adesso lo aggiorniamo, però in realtà, come dicevo, è stato una delle backdoor che sono state violate. Come facciamo per il sito passando in modo sicuro virtuale? Allora, ci sono svariati algoritmi per scambiare le chiavi. Uno, Enrico, ha tutto un nome di firma. Ovviamente è un sistema che due entità creano dei segreti e poi si scambiano parte di questi segreti e mescono tra di loro per ottenere una chiave condivisa che anche se uno inserisce il mio messaggio non può risalire. Però il problema è sapere se la chiave, quella che stiamo usando, è quella giusta, è un grosso problema. Perché non è tanto lo scambio della chiave, come faccio a fidarmi dell'altra persona? L'unica, bene o male, in un'altra maniera è fidarsi di una terza parte. Quello per il momento, l'usimassizia è quella. Usare una terza parte fidata oppure letteralmente copiarsi in una chiavetola seguire la chiave e andare fisicamente nell'altro posto per poterla fare. Poi la video consulse, essendo condividere l'algoritmo, però una buon vantaggio per copiare il messaggio? No, questa è una cosa che sembra strana, però in realtà il fatto di rendere pubblico il proprio algoritmo, intanto comincia psicologicamente la persona a svilupparlo bene e dà modo anche ad altri ricercatori di verificare l'algoritmo stesso. L'NSA, all'inizio anni 2000, aveva organizzato un contest, una gara. Dobbiamo sostituire il vecchio algoritmo di contest. No, per evitare che qualcuno dica che l'abbiamo creata per la posta e possiamo rompere quando vogliamo, lasciamo che sia la comunità di criptanalisti a creare. Hanno fatto questa gara AES, che il vincitore è stato selezionato non dall'NSA, ma dagli uomini degli altri colleghi, dalla comunità di criptanalisti. Sono stati meno male loro a decidere quale fosse il migliore. Ovviamente qualcuno diceva secondo me era meglio l'altro, però è andata a maggioranza. La maggioranza aveva selezionato l'algoritmo rental ed è andata così. Molti altri avrebbero preferito il servlet. Internet è stata reinventata basata sulla fiducia delle altre persone. Se dopo adesso ci sono attività commerciali, ci sono tutte le conseguenze sul fatto che di base erano sulla fiducia degli altri. Quindi il fatto che sia insicuro ha dato proprio fiducia di diventare. Anche io avrei avuto più fatto infatti, però adesso esono un po', però sempre sulla questione della fiducia, di come è stata strutturata internet in base alla fiducia, ogni tanto capitano degli attacchi che in Iran Gmail che pensano che sia quello americano, in realtà è sul server di iraniani o in Pakistan, per un errore di configurazione dei loro router, avevano un dubbio in casa loro. Gli arrivava una parte della rete le comunicazioni, le richieste di accesso YouTube, gli arrivavano loro, non aveva niente,
Però questo è per ormai configurazioni, perché si va sulla fiducia degli altri che sanno fare il loro lavoro e che non si e che non parlano. Mentre è nata sulla fiducia. Va bene, grazie.